Buongiorno, benvenuti alla presentazione del piano compensi di Social Free Life Sharing. Questa è la prima parte. Il nostro piano compensi ha otto forme di guadagno. C'è il bonus di crescita, il growth bonus e il bonus di sponsorizzazione diretta, team match bonus. Entrambi li vediamo adesso. Poi abbiamo anche lo stair step, il leadership, il generational, il bonus di riconoscimento, il winning bonus e poi premi, contest e incentivi. Partiamo dall'inizio. Bonus di crescita e bonus di sponsorizzazione diretta. Sono pagati settimanalmente, calcolati entro la domenica notte e pagati il martedì. Ricordare sempre a tutti, il diritto alle commissioni dirette scatta con 50 punti volumi da sé generati. Ad esempio, il nostro prodotto base communicator da 97 euro genera 50 punti. Il diritto ai bonus scatta invece con due persone nel team, una a destra e una a sinistra del proprio sistema binario, che è quello che stiamo vedendo adesso. Ogni volta che voi raddoppiate i punti su una gamba rispetto all'altra, ogni volta che questo accade, scatta il growth bonus del 20%. Lo vedete su questo esempio. Avete la prima gamba a sinistra con 50 punti. Quindi, per esempio, un base communicator, avete la seconda gamba con 100 punti, ad esempio due base communicator. Benissimo, viene calcolato il growth bonus del 20% sulla gamba che pareggia, quella da 50. E a questo punto che cosa accade? Accade che i punti vengono cancellati mentre rimangono validi gli altri. Cosa vuol dire? Che quei 50 punti che avevate sulla sinistra e gli altri 50 punti che li pareggiavano sulla destra sono cancellati. Sulla destra, come vedete, vi rimangono altri 50 punti. Avete 12 mesi per pareggiarli, non è che li perdete. E quindi questo vi avvantaggia. Attenzione però, il bonus è sui punti volume, non sul numero di persone che sponsorizzate o sul tipo di prodotto. Significa che se oggi voi avete 400 punti, ad esempio, non pareggiati su una gamba, voi potete pareggiarli da qui in avanti. Con prodotti da 50, 150 o ovviamente 400 punti. Ogni volta che uno di questi arriva, vi pareggia l'equivalente dei punti precedenti. Il secondo bonus settimanale è invece basato sì su quante persone sponsorizzate. Si chiama Team Match Bonus. È calcolato sui vostri primi tre livelli di sponsorizzazione. Vedete che questa prima linea è la prima. È il primo livello, questo è il secondo livello e questo che si vede in parte è il terzo livello. Benissimo, voi sponsorizzate tre persone. A quel punto scatta questo bonus. Avete un bonus del 10% su quanto da loro guadagnato. Eccovi qui, qua ci sono le persone che avete sponsorizzato voi, in questo caso sono quattro, avete il 10% sui loro guadagni, ricordatevelo bene, sui loro guadagni. Ma quando sponsorizzate 6 persone, non avete più il 10%, ma il 20% su quanto loro guadagnato. In più voi avete il 10% su tutti i guadagni delle persone da loro sponsorizzate. Quando sponsorizzate infine 9 persone, avete il 20% sulla vostra prima linea, il 10% sulla seconda e il 5% sulla terza linea. L'aspetto più rilevante è che il bonus settimanale. Parliamo del primo più che del secondo, non è sul numero X di linee, è infinito. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che ci sarà anche quando voi avrete 100 linee. Perché il growth bonus, il bonus di crescita, il primo dei due che abbiamo visto, va avanti per sempre. Quindi ogni volta che qualcuno si aggiunge produzione alla vostra struttura, quando questa pareggia con una seconda gamba che fa il doppio della prima, voi avete un bonus. Quando si può generare l'effetto esplosivo? È molto semplice, avverrà dal momento in cui la vostra struttura diventerà numerosa e con un crescendo costante. Vedete, quando voi avrete 100, 200, 300 persone, ecco che queste persone, ogni volta che fa qualche cosa, aggiunge. E quindi queste aggiunte provocano costantemente dei bonus che vi arrivano in automatico. Gli scatti si moltiplicano, insomma, col crescere delle persone in squadra. Ricordatevelo sempre. Arrivederci alla prossima puntata, parleremo del Unilevel. Ciao a tutti, buon lavoro.